E dello Schidom di Selvino ne abbiamo parlato anche con il consigliere Lara Magoni, originaria proprio del paese bergamasco. Un'altra questione invece riguarda lo Schidom a Selvino, questo impianto sciistico. Anche con lei facciamo un po' il punto della situazione, soprattutto quali saranno poi le ricadute naturalmente positive sul territorio. È un impianto unico al mondo. Io che vengo dallo sci chiaramente posso confermarvi che non esiste una struttura bella come questa. Sicuramente se riusciremo a portarla a termine, perché l'investimento è altissimo e la regione interviene con pochi soldi rispetto a quello che sarà chiaramente il volume finale di investimento. Sicuramente porterà turismo nelle vallate bergamasche, ma soprattutto regione Lombardia, perché essendo comunque l'unico in tutto il mondo di questo rilievo sarà un fiore all'occhiello per l'Italia. Ci sono già degli impianti di questo genere in quella zona? No, assolutamente, sarebbe l'unico in Italia, c'è in Olanda, c'è in Francia, c'è in Spagna, c'è a Dubai, ma sono tutte strutture esterne al terreno. Il fatto di Selvino, questo Schidom, che è completamente interrato e ricoperto dalla terra e quindi ha impatto ambientale quasi zero, ed è questo il suo vantaggio rispetto agli altri. Per quando si prevede l'inizio dei lavori? C'è già una data, un cronoprogramma da questo punto di vista? L'inizio dei lavori ci sarà quando la regione Lombardia, grazie a Maroni, andrà a sbloccare tutte le problematiche burocratiche ci sono ancora ad oggi, come le valutazioni ambientali strategiche che sono necessarie per poter iniziare i lavori.